Buonasera a voi. Allora, rieletto Sergio Mattarella con 759 voti. Allora, un primo commento semplicemente da un punto di vista numerico. Francamente ci si poteva aspettare anche di più perché l'indicazione era per tutti appunto di votare Sergio Mattarella. Sta di fatto che circa 250 grandi elettori hanno pensato di non votare per Mattarella. La seconda considerazione è che l'unico partito che aveva dato indicazione di non votare per Mattarella, ma per un suo candidato, e cioè il magistrato, l'ex magistrato Nordio, aveva a disposizione 63 dei suoi voti, ai quali si sono aggiunti altri 27 perché Nordio è arrivato a 90. Quindi, secondo me, un applauso a quei 27 in più, probabilmente, sicuramente del centrodestra, che hanno avuto il coraggio di andare contro l'indicazione ufficiale, dei loro partiti di votare per Sergio Mattarella. Il grande sconfitto è Matteo Salvini, l'abbiamo detto oggi, perché aveva, come si dice calcisticamente, tre risultati, due risultati su tre che doveva assolutamente portare a casa, o la vittoria, un candidato del centrodestra, o un pareggio, un candidato super partes. È riuscito invece a fare eleggere uno di sinistra, cioè l'attuale riconfermato presidente Sergio Mattarella del Partito Democratico. La vittoria è chiaramente di Letta, che al contrario ha fatto l'exploit, avendo meno voti a disposizione, di riuscire però a far votare un proprio eletto, un proprio appartenente al Partito Democratico, e cioè Sergio Mattarella. Nella maniera in cui conosciamo, no? Che rasenta sempre un po' il truffaldino da parte di Letta, perché oggi è venuto chiaramente fuori che quel nome in una rosa, cioè Elisabetta Belloni, l'ha fatto lui, l'ha fatta la sua coalizione, cioè Conte e Letta, quindi lui lo sapeva perfettamente, e a quel punto hanno chiesto a Salvini eventualmente di dare una risposta su questi nomi, e Salvini ha risposto che andava bene Elisabetta Belloni, quindi sono gli altri due che poi si sono tirati indietro. Questo non può essere una giustificazione, ovviamente, per Matteo Salvini. Ma stasera voglio anche parlarvi di questa. Io francamente faccio molta fatica a definire Forza Italia, a definire il partito, il nuovo partito formato da Toti e da altri componenti, dal sindaco di Venezia. Io faccio davvero fatica a comprendere la loro posizione, no? Mentre ormai è arcinota quella di Forza Italia, che semplicemente ha ceduto ai ricatti della sinistra per mettere in salvo le aziende di Silvio Berlusconi. Quello che oggi, in questi giorni, si fa veramente tanto fatica a capire, come l'altro ieri la stessa Forza Italia abbia impallinato il presidente del Senato, la Casellati, che è un appartenente al partito di Forza Italia. Incredibile, credo che forse non è mai successo nella storia che un stesso partito, quando dovrebbe votare il proprio candidato che ha qualche chance di arrivare ad essere eletto, gli volta le spalle e non lo vota. Veramente, francamente, inconcepibile, così come inconcepibile il fatto che Toti e poi la stessa Forza Italia non abbiano appoggiato la candidatura di Elisabetta Belloni. Quindi ora si pone un grande problema. Non solo a sinistra, in un totale disfacimento del Movimento 5 Stelle, ha chiaramente detto stasera in conferenza stampa Conte che si dovrà andare a capire la posizione di Di Maio, in particolare cosa è successo. La stessa cosa vale
per il Partito Democratico, ma vale fortemente in chiave futura anche per il centrodestra, perché è evidente che quello che ha combinato Forza Italia e Coraggio Italia è un qualcosa incomprensibile. Hanno lasciato via libera, hanno favorito la vittoria della sinistra e la elezione di un presidente della sinistra. Questo veramente è una cosa da non perdonare, incomprensibile. Questo in buona sostanza è un po' un'analisi di questa giornata e della elezione, della rielezione di Sergio Mattarella. Da domani poi inizieremo un po' a parlare dello scenario futuro e vi dirò un po' quelle che sono un po' le mie idee, perché da domani è chiaro che inizierà anche la campagna elettorale, perché come sappiamo, prossimo anno, a marzo si dovrebbe andare alle nuove elezioni. Con questo vi saluto, vi auguro un buon sabato sera e ci sentiamo domani.